Iniziamo la nostra pratica, ci mettiamo seduti, schiena dritta, ruotiamo le spalle indietro, mani poggiate sulle ginocchia, mento leggermente rivolto verso l'esterno, chiudiamo gli occhi, rilassiamo i muscoli del viso, rilassiamo le spalle, le braccia, le mani, rilassiamo le gambe, lasciamo andare ogni pensiero e iniziamo a portare la nostra attenzione al respiro. Iniziamo ad osservarlo senza modificarlo, cercando di prendere consapevolezza dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. Proviamo a percepire il nostro respiro, vediamo dove si ferma, se si ferma all'altezza dei polmoni oppure lo sentiamo all'altezza della pancia. Inspiriamo ed espiriamo soltanto dal naso. Se vediamo che la nostra mente si distrae, andiamo a riportare sempre con gentilezza il nostro respiro. Al punto del nostro corpo dove percepiamo il nostro respiro. Cerchiamo di sentire com'è il nostro respiro, sempre un respiro lento e profondo, oppure se è un respiro corto, affannato. Limitiamoci ad osservarlo senza giudicarlo, soltanto per prenderne consapevolezza. Piano piano proviamo a rendere il nostro respiro sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo in tre tempi, quindi inspiro 3, 2, 1, espiro 3, 2, 1, inspiro 3, 2, 1, espiro 3, 2, 1. Lo facciamo in quattro tempi, inspiro 4, 3, 2, 1, espiro 4, 3, 2, 1, inspiro, 4, 3, 2, 1, espiro, 4, 3, 2, 1, inspiro, 4, 3, 2, 1, espiro, 4, 3, 2, 1. Ancora due volte seguendo i nostri tempi, quindi inspiro e dopo 4 tempi, espiro, sempre in 4 tempi. Un'ultima volta. E poi torniamo a respirare normalmente senza controllare il nostro respiro, lasciandolo libero di fluire. Le nostre mani in preghiera davanti al petto, sostituiamo tra loro i palmi delle mani, riportiamo gli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire i nostri occhi sui palmi delle mani. Da qui riportiamo le mani sulle ginocchia, portiamo il mento verso l'esterno, sentiamo tutto l'allungamento della zona cervicale, inspiro. E respirando porto lo sguardo verso l'alto. Inspiro, espiro, mento verso l'esterno, spalle rilassate che spingono verso il basso. Ancora due. Inspiro, espiro, vado giù. L'ultimo, inspiro, espiro, vado giù. Adesso uniamo le braccia, per cui inspiro, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espiro, mani verso il tappetino, mento verso lo sterno, ancora tre, inspiro ed espiro, vado giù, 2, inspiro, espiro, vado giù, l'ultimo, inspiro, espiro, vado giù. Rimaniamo con la testa giù, inspiro, braccio verso l'alto, incrocio le mani, vado a portarle dietro la testa, i gomiti guardano in avanti, inspiro, espirando con le mani, accompagno il movimento della testa senza forzare.
mentre respiri qui. Portiamo la nostra attenzione nell'allungamento nella zona cervicale, cerchiamo di rilassare le spalle, di rimanere con la schiena dritta e se sentiamo qualche tensione proviamo a mandare lì il nostro respiro. Un ultimo respiro qui. E poi inspiro, braccia verso l'alto e espirando sciolgo mano destra a terra in linea con il gluteo leggermente distante. Inspiro, braccio sinistro verso l'alto. Inspirando, mi allungo verso destra, scivolo con la mano destra sul tappetino o rimango con il gomito sollevato oppure porto il gomito a terra se riesco a rimanere con entrambi i gluti a terra. Da qui inspiro, mi allungo, espirando, ruoto bene la spalla sinistra indietro per aprire il petto e porto lo sguardo verso l'alto. Le ginocchia spingono verso il tappetino. Siamo qui per 3 respiri. Rilassiamo il corpo, rilassiamo il respiro, lasciamo andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, vengo su con il gomito e espirando ruoto il busto verso sinistra, allungo il braccio verso destra, allungo il braccio verso destra, come se volessi raggiungere con la mano la parete verso opposta. Ancora 2 respiri, ancora uno, le spalle sono rilassate, gli ischi sono a terra, le ginocchia spingono verso il tappetino. Inspiro, espirando, porto la mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro, braccio destro verso l'alto, espirando mi allungo verso sinistra, cercando sempre di non chiudermi con il petto, ma di aprire il petto verso il soffitto. Porto lo sguardo verso l'alto, le ginocchia continuano a spingere verso il tappetino. Ancora 2 respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, torno al centro, braccia verso l'alto e espirando, sciolgo. E ripetiamo dall'altro lato, quindi mano sinistra a terra in linea con i gluti, scivolo leggermente distante dai gluti. Inspiro, braccio destro verso l'alto, espirando, mi allungo verso sinistra, scivolo con la mano, rimango con il gomito sollevato oppure con il gomito a terra se riesco a rimanere con entrambi gli ischi a terra. Inspiro, mi allungo, espirando, spingo bene la spalla destra indietro, porto lo sguardo verso l'alto. Siamo qui per 3 respiri. Allunghiamo bene il braccio oltre la testa, palmo della mano che guarda verso il basso. Ancora 2 respiri, ancora uno, e poi inspiro, sollevo il gomito, espirando ruoto il busto verso sinistra, allungo bene il braccio come se volessi raggiungere qualcosa alla mia sinistra. Siamo qui per 3 respiri. Guardo un punto a terra davanti a me e poi porto la mano destra sul ginocchio sinistro, inspiro, allungo il braccio sinistro verso l'alto e espirando mi allungo verso destra, inspiro mi allungo e espirando ruoto bene la spalla sinistra indietro, porto lo sguardo verso l'alto senza chiudere il collo è lungo in linea con la colonna, le ginocchia spingono verso il tappetino. Ancora 2 respiri qui. Parlo la mano verso il basso, allungo bene il braccio, ancora un respiro. E poi inspiro, ruoto il busto, braccia verso l'alto e espirando sciolgo, riporto le mani sulle ginocchia. Da qui inspiro, vengo in avanti con il petto, inarco la schiena. Il mento che va leggermente verso l'alto e espirando faccio una coppa con la schiena, porto il mento verso lo sterno, le scapole si allontanano. Inspiro, apro il petto, le scapole si avvicinano, le spalle spingono verso il basso. Espiro, faccio una coppa con la schiena, mento verso lo sterno. Ancora 3. Ancora 2. Andiamo sempre un po' più in profondità.
ultimo. Centro in posizione neutra. Da qui inspiro, braccio verso l'alto, espirando, porto la mano destra a terra, dietro i glutei con il palmo della mano a terra, espirando, porto il braccio, la mano sinistra oltre il ginocchio destro. Inspiro, spingo con la mano a terra per allungarmi, allungo bene la schiena, espirando, entro nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla destra, cercando di guardare un punto a terra lontano da me. La schiena è dritta, le spalle in linea. Ancora due respiri qui. Ancora uno. Torna al centro, braccio verso l'alto, espirando, sciolgo. Ripetiamo dall'altro lato, quindi mano sinistra a terra dietro di me. Inspiro, braccio destro verso l'alto, espirando, porto la mano destra oltre il ginocchio sinistro. Inspiro, mi allungo, spingo bene con la mano sinistra a terra, espirando, entro nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla sinistra. Rilasso le spalle, schiena dritta. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, testa torna al centro, braccio verso l'alto, espirando, sciolgo. Adesso ci andiamo a portare in quadrupedia, quindi ci sistemiamo con i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, l'addome attivo, l'ombelico spinge verso la colonna, le spalle sono attive, spingono verso l'alto. Da qui inspiro, porto l'ombelico verso il tappetino, lo sguardo verso l'alto e espirando faccio una coppa con la schiena. Da qui vado indietro con il sedere, porto il sedere sui talloni. Inspiro, vado in avanti con il busto. Ombelico verso il tappetino, inarco la schiena, guardo verso l'alto, le spalle spingono verso l'alto, quindi le mani spingono via il tappetino da me, espiro, faccio una gobba con la schiena e riporto il sedere sui talloni, ancora tre, inspiro, vengo avanti, inarco la schiena, guardo verso l'alto, espiro, faccio una gobba e piano piano vado indietro con il sedere sui talloni, ancora due. Seguiamo il nostro respiro. E poi l'ultimo. Riportiamo il sedere sui talloni. Da qui inspiro, espirando, allungo le braccia davanti a me, porto la fronte a terra sul tappetino, il sedere spinge sui talloni. Siamo qui per due respiri. Cerchiamo di allungare bene la schiena, di spingere pancia e petto verso le cosce, ancora un respiro. E poi inspiro, espirando, cammino con le mani verso destra, se voglio porto la mano destra sopra la mano sinistra, allungo bene, sento tutto l'allungamento sul fianco sinistro. Cerco di prendere consapevolezza del lavoro del mio corpo. Rilasso il respiro. Inspiro, espirando, cammino, torno verso il centro, inspiro qui, espirando, cammino verso sinistra, mano destra sopra la mano sinistra, allungo bene il busto, sento l'allungamento sul fianco destro. Ancora un respiro qui. Le mani verso il centro, da qui inspiro, vengo su con il busto, mi riporto in quadrupedia, espiro qui e poi vado a spostare leggermente le mani oltre le spalle, punto i piedi a terra, inspiro, porto il sedere verso i talloni, stacco le ginocchia dal tappetino, spingo pancia aperta verso le cosce, la testa è tra le braccia e espirando vado a portare il sedere indietro e verso l'alto. Piego prima una gamba e poi l'altra cercando di portare un tallone alla volta verso il tappetino.
braccia e petto spingono verso le cosce, il peso va verso i talloni. Ancora due. L'ultimo. E poi rimaniamo con la gamba destra piegata, andiamo ad allungare bene la gamba sinistra, quindi tallone sinistro spinge verso il tappetino. Pancia e petto spingono verso le cosce, la testa tra le braccia, sguardo verso le caviglie e le ginocchia. Apro bene il petto, le spalle spingono indietro verso l'alto. Inspiro, espirando cambio. Porto il tallone destro verso il tappetino. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro. Piego entrambe le ginocchia, spingo pancia e petto verso le cosce e spirando entrambi i talloni verso il tappetino. Ancora due. Inspiro. Piego le ginocchia e espiro, stendo. L'ultimo. Inspiro, piego. Espiro, stendo. Rimaniamo qui, le gambe faccia in giù. Per due respiri, cercando di aprire bene il petto, di spingere pancia e petto verso le cosce, guardo verso le caviglie e le ginocchia, piedi aperti e ampiezza delle anche. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, guardo verso le mani, espirando, se riesco con le gambe tese, primo piede e poi l'altro, cammino verso le mani. Da qui piego le ginocchia, porto pancia e petto verso le cosce, afferro con le mani i gomiti opposti, lascio andare la testa verso il tappetino, mi rilasso completamente, abbandono il corpo e poi mi dondolo un po' a destra, un po' a sinistra, mi lascio andare completamente alla gravità. E poi mi fermo al centro, mani verso il tappetino. Inspiro, piego le ginocchia, espirando una vertebra alla volta, vengo su, la testa è l'ultima a salire. E da qui, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, faccio una gobba con la schiena, quindi porto il sedere indietro, apro le braccia lateralmente, apro il petto, vado a portare pancia, petto verso le cosce, vado giù, mi chiudo, da qui srotolo la colonna, una vertebra dopo l'altra, lentamente. La testa è l'ultima a salire, vengo su e di nuovo inspiro, braccio verso l'alto, espiro, piego le ginocchia, apro il petto, porto il sedere indietro, pancia aperto verso le cosce, vado giù, mi chiudo. E poi lentamente inspiro, vertebra dopo l'altra, espirando, vengo su, la testa è l'ultima a salire, ancora un'ultima volta, inspiro. Espiro, vado giù, pancia e petto verso le cosce, mi chiudo. E poi inspiro, svuoto la schiena, la vertebra alla volta, la testa è l'ultima a salire. Rilasso le spalle indietro, apro i palmi delle mani verso l'alto, siamo qui per due respiri, prendendo consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. Proviamo a fissare un'intenzione per questa pratica, qualcosa che vorremmo ottenere da questa pratica, ad esempio un po' di rilassatezza, di tranquillità, oppure un po' di centratura. Fissiamo la nostra intenzione, cerchiamo di ricordarla per tutta la nostra pratica. E poi apriamo gli occhi, ci portiamo all'inizio del tappetino, alluce a contatto tra di loro, talloni leggermente distanti. Addome attivo, non vedi, spingo verso la colonna, ruoto le spalle indietro, apro bene il petto. Da qui, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, porto pancia aperto verso le cosce, mani verso il tappetino, fronte verso le ginocchia. Inspiro, mi allungo. Allungo bene la schiena, guardo un punto a terra davanti a me, espirando, piego le ginocchia, mani a terra, primo un piede, poi l'altro, posizione della panca, addome attivo, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, petto mento a terra, inspiro, scivolo in avanti, vengo su per il cobra, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, porto il sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Siamo qui. Per due respiri, ancora uno, e poi
ginocchia, pancia aperta verso le cosce, espirando, prima un piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro lungo la schiena, espiro, mi chiudo, inspiro, schiena dritta, movimento che parte dai fianchi, vengo su, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espiro, torno giù. Lo ripetiamo ancora due volte, quindi ci riportiamo all'inizio del nostro tappetino, alluce a contatto tra di loro, inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, vado giù, mi chiudo, pancia petto verso le cosce, fronte verso le ginocchia. Inspiro, mi allungo, espiro, piego le ginocchia a terra, prima un piede e poi l'altro, panca, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, petto, mento a terra. Inspiro, scivolo in avanti, vengo su per il cobra, gomiti stretti vicino al busto, espiro, vado giù, punti e piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, cane a faccia in giù. Due respiri qui. Rilassiamo il corpo, rilassiamo il respiro, prendiamo consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, spingiamo i talloni verso il tappetino e poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando, prima un piede e poi l'altro con le mani, mi chiudo giù, inspiro, schiena dritta, vengo su, braccio verso l'alto, espiro, braccio lungo i fianchi. Un'ultima volta, quindi inizio il tappetino, alluce a contatto tra di loro, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, inspiro, mi allungo, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, primo piede, poi l'altro, panca, ginocchia a terra, petto, mento a terra, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù, punto i piedi, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, cane a faccia in giù, due respiri qui. Apriamo bene il petto, spingiamo pancia e petto verso le cosce, testa per le braccia, quarto verso le caviglie e le ginocchia. Ancora un respiro. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando, prima un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, mi allungo, espiro, chiudo, inspiro, schiena dritta, vengo su, braccio verso l'alto, espiro, braccia lungo i fianchi, apriamo palme delle mani verso l'alto, chiudiamo gli occhi, rilassiamo le spalle, sentiamo l'energia che circola nel nostro corpo, rilassiamo il respiro, ricordiamoci la nostra intenzione per questa pratica e cerchiamo di prendere consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. E poi riapro gli occhi e mi riporto all'inizio del tappetino, alluce a contatto tra di loro, addome attivo, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, inspiro, allungo la schiena, espiro, piego le ginocchia a terra, primo piede con l'altro, posizione della panca, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, petto mento a terra, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù, punto il piede a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, cane faccia in giù. Da qui, inspiro, gamba destra sale verso l'alto, spingo pancia e petto verso le cosce, la gamba si allunga, punta del piede tesa, espirando, vengo in avanti con il busto, piego la gamba destra, porto il ginocchio verso il petto e vado a portare il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, controllo il lineamento, caviglia, ginocchio, ruoto bene le spalle indietro, apro bene il petto, il bacino spinge verso il tappetino, da qui, forte con gli addome, inspiro, vengo su, braccio verso l'alto, siamo due respiri qui, le spalle spingono verso il basso, ancora un respiro e poi vado a incrociare le mani tra di loro tranne gli indici che puntano verso l'alto, da qui inspiro e espirando mi allungo verso destra cercando di rimanere con il petto aperto, ancora un respiro qui e poi inspiro e espirando torno al centro. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando, questa volta mi allungo verso sinistra. Ancora un respiro qui.
inspiro, torno al centro, espirando riporto le mani a terra, punto il piede dietro, inspiro, stacco il ginocchio, espirando, panca, ginocchio a terra, petto, mento a terra, scivolo in avanti, inspiro, cobra, espiro, vado giù, punto il piede a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, cane, faccia in giù. Ora respiro qui, apriamo bene il petto, e poi inspiro, gamba sinistra sale verso l'alto, espirando vado a portare il piede tra le mani, ginocchio destro a terra, controllo sempre l'allineamento caviglia ginocchia, ruoto le spalle indietro, apro bene il petto, ancora respiro qui, e poi forte con le addome, inspiro, vengo su, braccio verso l'alto, il bacino spinge verso il tappetino, le spalle spingono verso il basso. Due respiri qui. E poi incrociamo le mani tra gli indici, inspiro, mi allungo, e espirando, mi allungo verso sinistra. Senza chiudere il petto, il bacino spinge verso il tappetino, anche in linea tra di loro. Inspiro, torno al centro, e espirando, vado verso destra. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, torno al centro, espirando, riporto le mani a terra, punto il piede dietro, inspiro, stacco il ginocchio, espirando, panca, ginocchio a terra, petto, mento a terra, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù. Punto il piede a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, cane, faccia in giù. Siamo qui per tre respiri. Cercando di aprire bene il petto, di spingere pancia e petto verso le cosce. Ancora due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo verso le mani, espirando, prima un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, allungo la schiena, espiro, mi chiudo, inspiro, schiena dritta, vengo su, braccio verso l'alto, espiro, braccio lungo i fianchi, di nuovo ci riportiamo, inizio il tappetino, alluce a contatto tra di loro, addome attivo, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, pancia petto verso le cosce, inspiro, mi allungo, espiro, piego le ginocchia bene a terra, prima piede, poi l'altro, posizione della panca, o ripetiamo come prima con le ginocchia a terra, oppure questa volta rimaniamo con le ginocchia sollevate da qui, espirando, vado giù, gomiti stretti vicino al busto, inspiro, scivolo in avanti, mi apro per il cane, faccia in su, espiro, vado indietro, forte con l'addome, mi porto nel cane, faccia in giù. Da qui inspiro, gamba destra sale verso l'alto, espirando vado a portare il piede destro tra le mani, questa volta porto il piede sinistro, la pianta del piede sinistro a terra, inspiro, vengo su con il busto, mi apro per il guerriero 2, quindi posso allontanare le gambe in modo da sistemarmi meglio, in modo da spingere, di piegare il ginocchio destro, ginocchio che punta verso il centro del piede, le braccia si allungano lateralmente, guardo verso la mano destra. Siamo qui per due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, stendo la gamba destra, espirando, mi allungo in avanti, da qui inspiro, espirando, lascio cadere la mano fin dove raggiungo la gamba, apro il braccio sinistro verso l'alto e guardo verso la mano in alto, il fianco sinistro continua a rimanere aperto verso l'alto. Se ho problemi di cervicale posso guardare verso il tappetino. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi forte con le addome, inspiro, vengo su, porto le punte dei piedi che si guardano tra di loro, da qui inspiro, espirando, porto le mani alle fianchi, ruoto le spalle indietro, inspiro,
Mi apro bene e espirando, schiena dritta, vado giù, pancia aperto verso le cosce. Faccio scivolare le mani lungo le gambe, afferro le caviglie, inspiro, mi allungo e espirando porto la corona della testa verso il tappetino, cercando di non inarcare con la schiena, ma di aprire bene il petto. Ancora due respiri qui. Sinistro a terra, inspiro, vengo su per il guerriero 2.
Tengo bene il bacino verso il tappetino. Da qui parlo della mano destra verso l'alto, inspiro, espirando, reverse warrior. Allungo bene il busto, guardo verso l'alto. La mano sinistra scivola lungo la gamba sinistra. Inspiro, espirando, vado a portare la mano destra a terra. Se non riesco a portarla a terra, posso poggiare il gomito sul ginocchio oppure se ho dei blocchi yoga, posso utilizzare un blocco. Da qui, inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto, il bacino continua a spingere verso il tappetino. Le braccia sono in linea tra di loro, guardo verso la mano in alto. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, ritorno nel mio guerriero 2, guardo verso la mano davanti, da qui. Inspiro, espirando, ruoto le braccia davanti. Ruoto il piede indietro, espirando, posizione della panca, vado giù, Chaturanga, inspiro, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. E ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, gamba sinistra sale verso l'alto, espirando, porto il piede tra le mani, porto la pianta del piede sinistro a terra, forte con l'addome, inspiro, vengo su per il mio guerriero 2. Piego bene la gamba davanti, bacino spinto verso il tappetino, ginocchio che spinge verso il centro del piede. Ruoto il palmo della mano sinistra in alto, inspiro mi allungo e espirando porto il braccio verso l'alto. Mano sinistra scivola, destra scivola sulla gamba destra, il petto aperto, guardo verso l'alto. Ancora due respiri qui. Vicino al piede sinistro, inspiro, apro il braccio destro verso l'alto, guardo verso la mano in alto, bacino spingo verso il tappetino. Ancora due respiri qui. Inspiro, vengo su con il busto, guerriero 2, espirando, ruoto le mani a terra, ruoto il piede dietro, inspiro, posizione della panca, espiro, Chaturanga, inspiro, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù, tre respiri qui. Apriamo bene il petto, pancia e petto spingono verso le cosce. Porto le ginocchia verso il tappetino, avvicino le ginocchia ai polsi, incrocio le caviglie, inspiro, espirando, vado a sedermi sul tappetino, allungo le gambe davanti a me, ruoto bene le spalle indietro, mani vicino ai glutei, spingono sul tappetino, le spalle sono rilassate, guardo un punto a terra davanti a me, siamo qui per due respiri. Destro all'esterno della gamba sinistra, ruoto la gamba sinistra in modo da portare il piede in linea con i glutei. I glutei rimangono a terra sul tappetino. Da qui abbraccio con l'avbraccio sinistro la gamba destra, porto la mano sinistra indietro, spingo con la mano a terra, inspiro mi allungo e espirando porto lo sguardo tra la spalla sinistra. Se mi trovo comodo così, posso provare a portare il gomito all'esterno del ginocchio, sempre senza forzare, ma seguendo quello che ci dice il nostro corpo. Due respiri qui. Controlliamo che gli ischi siano a terra sul tappetino. Ancora un respiro. Inspiro, testa torna al centro, espiro,
espirando sciolgo. Andiamo a stendere di nuovo entrambe le gambe. Questa volta pieghiamo la gamba sinistra, portiamo il piede all'esterno della gamba destra. Andiamo a piegare la gamba destra in modo da avere il tallone vicino al gluteo sinistro. Mano sinistra indietro, inspiro, braccio destro verso l'alto, inspirando o abbraccio il ginocchio oppure porto il gomito all'esterno del ginocchio. Inspiro, spingo con la mano sinistra a terra, mi allungo verso l'alto e espirando porto lo sguardo tra la spalla sinistra. Tre respiri qui. Ancora due. Centro, espirando sciolgo, andiamo a portare le piante dei piedi a terra, inspiro, stendo le braccia davanti a me, la schiena è dritta, il petto aperto, espirando, inarco la schiena e vado a srotolare una vertebra alla volta verso il tappetino, porto la testa a terra, da qui inspiro, espirando, abbraccio le ginocchia, mano destra, afferra il ginocchio destro, mano sinistra, ginocchio sinistro, spingo, espirando le ginocchia verso il petto, rilasso le spalle a terra sul tappetino. Mi dondolo un po' a destra, un po' a sinistra, massaggio la schiena. E poi inspiro, espirando, abbraccio entrambe, con entrambe le mani, le ginocchia, le spingo verso il petto e continuo a dondolarmi ancora un po' a destra, un po' a sinistra. Centro, inspiro, porto la fronte verso le ginocchia, mi do un grande abbraccio e espirando vado a stendere le gambe all'altezza del tappetino, lascio che i piedi cadano verso l'esterno, ruoto bene le spalle a terra, mento leggermente rivolto verso l'esterno, palmi delle mani verso l'alto, braccia leggermente distanziate dai fianchi. Chiudo gli occhi. Inizio a rilassare il corpo, a rilassare il respiro, lascio andare ogni tensione, rilasso i muscoli del viso, rilasso le spalle, le braccia, rilasso le mani, rilasso le gambe, i piedi. Sento che il mio corpo diventa sempre più pesante ad ogni respiro. E il mio respiro che diventa sempre più profondo e rilassato. Lascio andare il mio pensiero e se vedo che la mia mente si distrae, cerco di riportarla al respiro. Del mio corpo, inizio a muovere le dita delle mani, i piedi, porto le braccia oltre la testa, mi allungo e provo per piegare le gambe, porto le piante dei piedi a terra, un giro sul fianco destro, rimango qui per qualche respiro, mi prendo il tempo per ringraziarmi per questa pratica, per il tempo dedicato a me stesso e ringrazio il mio corpo che mi ha permesso di praticare. E poi lentamente vengo su, sempre con gli occhi chiusi e mi porto seduto con le gambe incrociate, schiena dritta, mani sulle ginocchia, rimango sempre con la mia attenzione al respiro e cerco di prendere consapevolezza delle mie sensazioni, delle mie emozioni, provo a sentire la differenza tra l'inizio della pratica ed ora. E poi porto le mani in preghiera davanti al petto, mi porto alla fronte per ricordarmi di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarmi di avere parole gentili e al cuore per ricordarmi di avere intenzioni gentili. Continuiamo a farlo di fare.
palmi delle mani, riporto agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo e vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. Grazie, namaste.